Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati sull'unico canale di Edison Format Italia con Ugo Cervo. Un saluto a Stefano Sforza. Un saluto a Stefano Sforza, anche sempre qui come santino. Presente. Allora, questo video racchiude un pochino dei risultati che hai fatto, che è stata la vittoria del Last Chance a Roma. Sì, eravamo 30 una trentina persone. Di persone fatta inizio luglio. Sì, sono arrivato prima. Ok. Poi ventesimo a nazionale su 115 persone. Sì, ma Peccato. 5-2, sei stato ventesimo. E poi qualche local, insomma. Local, ho vinto un paio di local prima del torneo della Last Chance, quindi il mazzo diciamo performa bene, continua ad andare bene. Anche oggi ho perso solo una partita, quindi contro chi hai perso oggi? Perso contro zombie. Aia, vediamo un po' questo Lightsworn. Allora, Ugo Cerro. Vabbè, ovviamente stable. Se potevo metterci al terzo, ci avrei messo. Grazie a Stefano Sforza. Questi. Ah, e questo ammetti che questa non questa, c'era. Questa l'ho aggiuntata da poco. Cioè, la giocavo nella versione con i criceti. È forte contro Monarch, è forte miglior match, è forte a volte contro la nera, quando magari pensi che c'ho le carte che te bersagliano, Icaro, Brisan. Ti sei pentito di non averlo giocato al nazionale? Alla fine c'è nel senso una o due carte, alla fine cambia poco il core, è quello. Poi gioco Mono Jane, che è fortissimo. Sì, ovviamente, come del solito nelle mie liste, tre celesti troppo forte. L'evoluzione del Monarch è troppo forte. Vinci oltre che a GD, il mazzo che vince con queste carte. Sono a fare questo. Ovviamente il gioco. Vabbè, Trellina. Tre Rico. Una bella scelta, perché comunque Lila non è così scontata a te. No, la gioco a tre perché gioco anche queste. Quindi è la carta più forte da evocare di quelle, cioè fortissimo. Evochi, spacchi dietro, poi se hai anche Celestia, vinci di quello. Gioco Criceto, tutti a tre per e vorrei fare prima possibile JD, quindi il mazzo diciamo punta a fare quello. I criceti quindi li hai tolti proprio, non ti piacciono? Tolti i criceti. Poi ti faccio vedere per che cosa. Allora, vabbè, queste sono un po' stable. Sì, forse pure Dragoedia ci potresti aggiungere. Dragoedia mi piace, ti piace? È forte, secondo me sarà inizio partita, lo rischi dopo. Vabbè, ovviamente tre ricariche. Vai, per forza, ci sta. Una brigata. Questi qua, prima della versione con i criceti non la giocavo, che puntavo appunto sempre a fare Celestia, però con i criceti. Questa è, secondo me è migliore, perché ovviamente di primo turno se vedi criceto è forte, e anche questa se di primo turno è forte, solo che il criceto pescato dopo, secondo e terzo turno, non è fortissimo. Invece questa è ancora forte perché ti fa prendere o Cold Wave o JD o la carta che ti manca in quel momento, quindi secondo me questa, per adesso tengo questo. Sono fortissimi. Due reincarnati. Nell'altra lista c'era un reincarnato e una Begoning. Preferisco due di questi, perché se ti dice male che immagini JD, questa, cioè nel senso lo prendi subito. Invece Begoning è forte, è più forte solo in alcune situazioni, magari a mid game che c'hai due carte in mano, ti prendi due JD in mano, là in quel caso è più forte, però comunque pescata è più forte questa, attivi subito. Ok. E ovviamente anche i side sui corvi, può capitare magari contro Monarch, su Gorz, e anche il fattore che sono fortissimo. Ultimamente Brain non c'è, Brain Control non mi piace, cioè è forte ma è occasionale. Allora, queste, vabbè, questa è trappola, cioè, vince da sola, giochi perché è super, quindi ancora più forte, ancora più forte. La peschite primo vince, se diciamo nel light c'è cioè, la può anche macinare dopo, quindi non è dice che la peschi fa brick, e contro alcuni mazzi è forte anche pescata dopo. E Cole, e queste due sono fortissime. Queste vabbè, hanno accesso a Celestia, o fai call questa su Lila, spacchi dietro, quindi non è mai un meno. E questa milla anche due, quindi se l'avversario fa qualcosa tipo corvo, qualcosa sul mostro, questa rimane, se rimane scoperta comunque continua a millare, anche per assurdo con specchio luce questa milla ancora, cioè ti fa comunque girare il mazzo, cali i GT e tutto. Cambieresti qualcosa dopo anche questo torneo, oppure diciamo le carte, cioè il core è quello, penso cambierò adesso il mazzo è questo, penso una o due carte, alla fine la rotazione sono quelle. Vabbè, qua diciamo le extra, vabbè, una carrellata veloce, insomma, tanto si sa quali sono.
grande Parshat numero uno, non ho mai usato, però penso sia forte, e ho messo due di questi che magari per chi tipo mazzi con macchina con cheat incarnato lo può fare più volte. Sì, mi è capitato una volta nell'altra versione di farlo con Beconing, con ripreso cheat in mano e l'ho rifatto, quindi è stato forte. Ovviamente sulla Gabli e Stefano Sforza sempre presenti, un saluto a Stefano Sforza che ormai scoppia sempre, portate rispetto a st'uomo, è un grande saluto, giocatore, un saluto a Stefano Sforza anche, ma ce l'hai di fianco, sto qua, sto lui ragazzi, è Stefano Sforza. Beh, sei stato anche salutato in live, ho salutato anche in live diretta, sei il maestro di tutti i giocatori di Roma, so. Allora ragazzi, queste contro Monarch, contro non ti pesa però il fatto che fai tipo togli le celesti e metti queste tre, come fai? Ma generalmente tanto contro Monarch se giri questa non te la leva perde anche, sì, però dicono rischi di briccare con celesti a mano, no, no? Cioè peschi tre celesti e tre questa hai perso qualsiasi mazzo comunque, peschi tre celesti a mano è un po' brick, poi c'è carte che te scartano comunque, e se il Monarch non te leva questa cioè perde, quindi è troppo forte. Poi si do anche queste contro Monarch. Ah, contro la nera pure queste. Sì, vedete, sto di mazzo per mazzo, questi contro Monarch. Ah, ok, ok, scusa, okay. Non ho capito questa cosa. Poi questi ovviamente i rubita, la nera quando vai secondo, insieme a questi vanno sempre insieme. Queste le sito contro GB. Mazzi strani, mazza, GB, GB l'è beccata al nazionale? Non mi è capitato, chi ma beccato? È uno dei mazzi che mi fa male. Perché uno era arrivato, mi pare Meulli era arrivato 18esimo, per poco non entrava in top 6. Dai, il sushi dopo la profile. Ops, paga effetto. Paga tifone, che entra sempre quando vedo gli specchi luce. I vetri, insomma, sì, che poi è quella che soffre tanto, insomma, sono specchio luce, diciamo, è quella che ti mette in difficoltà contro, diciamo, contro principalmente zombie, mazzi che giocano al grave, Bayou Turbo, Mirror ci sta. Questi principalmente contro zombie, poi dipende, se vedo che G3 magari mi mettono le trappole, posso zoppare con queste. Tanto comunque anche avendo reincarnati posso giocare uguale, cioè basso le trappoline dal mazzo e gioco solo magari a 5, tipo come se fa in Goat con 3 trappole e 2 decreti oppure 2-2, quindi va bene uguale. Ok, c'è altro? No, sono queste qui le carte, questa è la side completa, facciamo vedere, vabbè, girata, ma sti cavoli, si capisce, anche le prison li giriamo così, FF è contento, vai, guarda ragazzi, così... queste qui. Ok, ma non lo faccio per me, lo faccio per gli utenti del canale. SS, stai zitto. Giocate a tempo. Allora, vorrei interrompere il video per fare un saluto a Stefano Sforza nuovamente e lo rinquadriamo un'altra volta. Giochiamo a Tengu, sì, e sì. Vorrei fare un saluto al mio tip di Shuffle Deck Gaming, inquadriamo ragazzi questo qui, famo pubblicità a Shuffle, che comunque sono stati gli organizzatori nazionali, che comunque hanno organizzato un bel torneo, sì. Un saluto ai ragazzi di Angelo Draghi di Latina, Filippo Dabacco Edison, e ragazzi questa carta, se è troppo forte che la delle corse, se faccio corse con questa ho vinto. Va bene ragazzi, chiudiamo la profile e un saluto a Stefano Sforza, ciao a tutti ragazzi.